Giovedì 13 febbraio 2014, ben ritrovati con l'informazione flash di LucaniaTV.it. Partiamo subito con le notizie. Sulla vicenda della centrale del Mercure, alla luce delle proteste di questi ultimi giorni, ma soprattutto in presenza di strumentalizzazioni che proliferano sulla rete, nel tentativo nemmeno tanto occulto di creare un clima di tensione che potrebbe sfociare in atti inconsulti da una parte come dall'altra, dalle diverse barricate che oggi si fronteggiano sulla questione, è quanto mai necessario far prevalere la calma e il senso di responsabilità da parte di tutti. È una dichiarazione giunta stamane da parte del presidente della regione Basilicata, Marcello Pittella. Causa la pioggia dei giorni scorsi, che ha reso il manto stradale di alcune strade di Lauria particolarmente scivolose, nella giornata di mercoledì 12 febbraio una signora di Lauria è scivolata manifestando ai passanti e ai primi soccorritori che si trovavano sul posto forti dolori. Gli intervenuti, che hanno riparato la signora dalla pioggia battente, hanno chiamato il 118, che soltanto dopo quasi un'ora, secondo le testimonianze dei presenti, è giunto sul posto, e non dal locale presidio ospedaliero, ma da quello di Lago Negro. Tale ritardo, riferisce l'ASP, è stato causato dall'impiego altrove per codice rosso del mezzo presente a Lauria. L'accaduto stigmatizza ancora di più la scarsa presenza sul territorio vasto non solo di mezzi di soccorso, ma del continuo depotenziamento del presidio ospedaliero locale. La malcapitata ha riportato infine la frattura del femore. Il circolo Lega Ambiente di Lauria aderisce alla campagna nazionale Millumino di Meno, lanciata dal programma di Radio 2 Caterpillar. Il 14 febbraio in tutta Italia si illuminerà di meno, e per ricordare che il risparmio energetico è una questione culturale. Saranno i musei a guidare l'iniziativa spegnendo simbolicamente le luci sui propri capolavori. Per il secondo anno consecutivo, Tortora aderisce alla manifestazione mondiale One Billion Rising, un'azione globale ideata da Abe Hensler per protestare contro la violenza che le donne sono costrette a subire in tutto il mondo. Quest'anno la manifestazione si terrà presso la scuola media statale Amedeo Fulco di Tortora e sarà rivolta ai ragazzi dell'istituto. Tema centrale di quest'anno è la giustizia. L'evento è stato organizzato dall'istituto Fulco con il patrocinio del comune di Tortora. Pascalo a Francavilla Insinni, l'ultima iniziativa promossa dal costituendo gruppo dell'Unitalsi di Senise. Giovedì prossimo, 13 febbraio, infatti, presso il Cineteatro Columbia andrà in scena I Promessi Sposi, una parodia in due atti recitata in dialetto senisese, alla quale prenderanno parte anche gli utenti del centro diurno per disabili gravi. Don Pino Terracina di Francavilla Insinni. Il sipario è previsto per le ore 20:30. Sarà online lunedì la prima edizione del TG News Generation, il TG dei ragazzi del centro di aggregazione giovanile del CIF di Lauria, in collaborazione con LucaniaTV.it. Nel contenitore di informazione, ampia intervista al padre Alex Zanotelli, che nei giorni scorsi è stato ospite all'incontro dibattito organizzato dall'Associazione Libera a Lago Negro presso il cinema Iris. Bene, per questa nostra edizione flash è tutto, appuntamento a martedì sempre qui su LucaniaTV.it.